E allora ti dico che è stranissima, cioè guarda, sembra fatta di carta velina, bisogna capire in corsa come si comporta. Il trade-off, sicuramente lo sapete, è una scelta tra due o più possibilità che implica, nel caso in cui dovessi decidere di avere qualcosa in più di una determinata quantità, automaticamente mi imporrà questa scelta di ottenere qualcosa in meno di un'altra quantità. Non sono impazzito e, se lo sapete, viviamo costantemente questo paradosso del trade-off anche soltanto nella corsa perché, per esempio, dobbiamo decidere ogni giorno se allenarci più intensamente o di meno, se riposare per effettuare poi l'allenamento più velocemente la prossima volta. Da statistico, ma anche esperto di marketing, la mia mente è costantemente focalizzata sui trade-off e se dovessi pensare alle scarpe, questa Topo Athletic Cyclone rappresenta per me l'essenza, la quintessenza dei trade-off. L'azienda americana, di cui abbiamo fatto parecchie recensioni nei mesi scorsi, ha fatto in effetti ottime scelte nel design di questa scarpa rispetto ai modelli precedenti, ma tra le diverse alternative a disposizione ha rinunciato a qualcosa a vantaggio di un'altra scelta. E per capirlo, partiamo come al solito dalle specifiche. Sapendo che il marketing americano parla di una combinazione di leggerezza, ammortizzazione e reattività. Stiamo parlando di una scarpa dal drop 5, 28 mm nel tallone, 23 mm nell'avampiede, peso di 225 grammi nella versione maschile e 182 grammi in quella femminile, nella taglia 7. Tra l'altro l'azienda specifica che 4 sono i millimetri della suola e 5 del plantare Ortholite. La prima scelta di design è quella relativa al mesh ingegnerizzato a singolo strato, una tomaia maggiormente sottile grazie alla trama traforata che accoglie il piede in una vestibilità trasparente e sicura. E qui siamo, come ho già detto, alla prima scelta. Il piede è sicuramente il più coccolato del mercato, ma sappiate anche che in questo caso il rischio fondamentale di rottura aumenta sensibilmente. Ma di sicuro questa scarpa durante l'estate vi terrà sicuramente con il piede al fresco. Non è invece cambiato lo stile della calzata del marchio, tra poco vi dico altre due cose, il piede è relativamente stabile all'altezza del tallone e nella parte centrale, mentre è sicuramente libero di muoversi ampiamente nella voluminosa parte anteriore. Ma anche qui Topo ha adottato una scelta leggermente diversa rispetto al solito che, come vedremo, ha un impatto sul comportamento nella corsa. In assenza di un contrafforte esterno, il tallone è in effetti supportato da un colletto morbido avvolto da un'imbottitura estra che resta saldamente aderente. Ma non è in effetti la stessa cosa e per alcuni questo potrebbe essere un problema. Se confrontate le Zephyr, ma anche le Ultrafly, sappiate che queste ultime hanno sicuramente un bloccaggio del piede superiore rispetto alle nuove Cyclone. Dal punto di vista dell'intersuola, Cyclone presenta una mescola Zip Foam, che è la stessa delle Zephyr ed è una combinazione tra EVA tradizionale e TPU in poliuretano termoplastico, che offre una buona ammortizzazione ma al tempo stesso anche un ottimo ritorno di energia. E qui veniamo al terzo trade-off rispetto alle Zephyr, è stata tolta la piastra in Pebax, che era invece presente nella suola. Piastra che garantiva comunque un'ottima stabilità, ma soprattutto offriva davvero una grandissima portanza, ossia permetteva una spinta verso l'alto ricevuta dal piede al momento dell'impatto in virtù della risposta atletica dell'intersuola stessa. Come sapete, più aumenta la portanza, maggiore sarà l'esaltazione del gesto atletico e di conseguenza chi ha la capacità di spingere, se dovesse utilizzare le Zephyr, potrà correre più velocemente rispetto, per esempio, a queste Cyclone che comunque vi consentono di correre davvero velocemente. Tra l'altro, la presenza del plantare Ortholite garantisce un'ulteriore ammortizzazione morbida,
Per quanto riguarda la suola, rispetto agli altri modelli Topo, sappiate che la struttura è sostanzialmente simile. La scarpa infatti contiene una suola con una gomma resistente posizionata strategicamente per integrare i livelli di trazione. Applaudo il fatto che in questa Cyclone sia aggiunta comunque un po' di gomma nella parte del mesopiede, consentendo a chi corre come me di atterrare sulla gomma e non sulla mescola e quindi sicuramente di andare più velocemente. Il Drop 5, che peraltro è lo stesso delle Zephyr, consente di aumentare il range di utilizzo delle persone che vogliono provare una scarpa con un drop basso, ma sicuramente non a zero. Non sto a tediarvi con i principi biomeccanici del drop basso per non farvi cambiare canale, ma questa è scelta, insieme a quella di avere un'intersuola più morbida, garantisce la possibilità di correre più a lungo, ma quanto più a lungo dipende sicuramente dalle vostre capacità di correre a una determinata velocità. Magari ne parleremo in un prossimo video, tra l'altro sarebbe stupendo se vi poteste iscrivere al canale, anche perché nelle prossime settimane faremo ulteriori recensioni, ma soprattutto nei prossimi giorni parleremo di tecnologia, questa è una promessa. In settimana avrete davvero di che divertirvi. Prima di lasciare la parola ad Andrea, con cui ho fatto l'unboxing qualche giorno fa qui dal mio giardino di casa, concludo dicendo che se questa scarpa è davvero l'evoluzione delle Zephyr, che ho amato fin dal primo momento, le scelte che ha fatto Topo valutando i famosi trade-off hanno consentito all'azienda americana di ampliare lo spettro delle persone che possono utilizzare questa tipologia di scarpa. Il marchio americano sta sicuramente crescendo in Italia e se volete provare questa tipologia di scarpa vi metto qualche link qua sotto, ovviamente senza impegno, magari questo vi potrebbe permettere di provare qualcosa di nuovo, un'esperienza diversa nella corsa. Sappiamo che è fondamentale in questo momento stare sereni. Io ora vado a bermi un caffè, sentiamo che cosa ci ha detto il prodepodista qualche giorno fa, con il quale abbiamo realizzato l'unboxing di queste Topo Cyclone e al tempo stesso ho parlato delle nostre prime impressioni pre-corsa. Am I safe for walking out on us? Or am I losing time? Ciao Andrea, spero tutto bene. Ciao Max, tutto bene? Mi tolgo la mascherina, ma anche se tu comunque la settimana prossima probabilmente sarai già vaccinato. Sarà interessante capire, magari facciamo un video, come sarà la tua performance la settimana dopo la vaccinazione, va bene? Ecco, quello è un grosso problema, infatti ormai ragiono da professionista, sta roba qua mi sta venendo l'ansia. Sta arrivando tra l'altro il tuo amico coniglio che probabilmente ha notato che stiamo facendo qualche recensione. Eccola. Arriva. Sei pronto a prendere il... Oh, ma pesa. Questa pesa. Ah. No, dai, neanche tanto. Vai, procedi pure. Max mi ha dato il peggior coltello della storia della terra. Vabbè, la prossima volta la compriamo. Comunque Bonnie sta mangiando. Qua rischiamo di andare su Ferrari. Più che altro l'importante è che non ci mangi le calze. No, le calze sono lontane da conigli. Ce l'ho fatta, È un'anteprima questa. È un'anteprima. Allora ti dico, cioè, o meglio, se è un'anteprima, ti dico, avevo visto che c'erano due colori, quello bianco e giallo, che era quello figo secondo me, e quell'altro che era un pochino più spento, però sempre online. Il problema è che non potrai scegliere il colore perché comunque i numeri sono diversi. Aia. Quanto pesa questa scarpa? Ma secondo me togli il... Direi che così c'ha almeno 100 grammi in più. Io ho paura che Bonnie ci mangi l'altra scarpa. Porca Eva, l'ho vista. No, però dai, dicevo che è figa anche vista così. Sì, no, beh, immaginavo fosse lei, o meglio, ci speravamo. Te già lo sapevi. Cyclone. la ciclone la chiamavo io. L'avevo vista che era in anteprima, la volevano lanciare, ho detto ma dai, alla fine siamo i loro top recensori e quindi sarebbe anche giusto provarla. Wow, stranissima, questa è da provare subito, quasi subito, oggi ne abbiamo da provare un'altra. È molto particolare, Max. Cosa ne pensi della tomaia? E allora, ti dico,
Ecco, che è stranissima, cioè guarda, sembra fatta di carta velina, bisogna capire in corsa come si comporta. Praticamente è inesistente la parte qua del tallone. Vediamo come si comporta davvero, perché sono curioso. Il problema di questo periodo è trovare una scarpa che non infiammi il TDA. Nike c'era riuscita con le sue, Oka aveva seguito un attimino. Loro hanno fatto questa scarpa qua che sembra meno di un calzino. E vediamo come sarà sia per il tendine d'Achille e poi come tenuta di corsa. Un'altra cosa che noto, non so se te l'hanno detto, ma lo zip foam mi sembra molto più morbido su questa che sulle altre. Prova a vedere anche l'altra. Attenzione, questa è la... No, questa è la mia, mannaggia! Ah no, sono colore uguale, basta. Vabbè, almeno così non sei preoccupato che non è... Perché con la maglietta della Oxyboom gialla ci stavano da Dio quelle gialle. Non so quanto possa pesare, però sicuramente sotto i 300. Secondo me sarà 270, direi. Te cosa dici? La mia sensazione è che questa scarpa secondo me ti piacerà tantissimo, perché comunque... Da un certo punto di vista sembra una via di mezzo tra le Zephyr e le Manifly. Esatto, questa, allora ti dico come gomma, come quantità di gomma, sembra proprio una Zephyr. Solita idea di Topo di fare la scarpa larga davanti, che ho apprezzato molto. Anche perché è larga davanti, ma comunque preciso sempre sul collo del piede, quindi alla fine... direi che anche alle altre scarpe potrebbero copiargli questa idea, che non è mai male. E sono curioso di provarle, anche perché te l'ho detto, mi sembrano più morbide delle Zephyr. Se tocchi in giro la gomma mi sembra più morbida, forse quella del battistrada è un pochino più dura, ma il resto mi sembra più morbido, quindi sì, sono curioso di provarle. Il problema è che oggi usciamo a fare 40 minuti e ne abbiamo un'altra da provare. Domani non riuscirò a provarla, credo da lunedì magari incomincio a piazzarci dentro un po' di chilometri. Diciamo che comunque nei prossimi giorni faremo un video dedicato a questa scarpa dopo 100 km. Non so se riuscirai a fare 100 km in un mese, però magari sì. Se mi dicevi in una settimana ti avrei detto forse, ma era praticamente certo. Quindi sabato prossimo ci ribecchiamo e riusciamo a fare i 100 km di questa. Per fare i 200, 100 di questa e 100 dell'altra, che la Glycerin, vediamo. Va bene, grazie Andrea, non ti ho mai visto così entusiasta come oggi. So che sei di fatto un vero fan di Topo. Allora, dici, posso? Ormai hai salutato tutti, vabbè, vi saluto intanto. Diciamo che sono abbastanza sì estasiato, perché Topo era da quanto che non la recensivamo più, e alla fine sì, mi era piaciuto, perché è comunque una marca ai più sconosciuta, invece noi ci eravamo sempre trovati bene. E poi questa qua è davvero particolare, è diversa di Tomaia, diversa da provare sicuramente. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima!